Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ah, vabbè, ci accontenteremo del rock. Mini merch. Eccolo, inseguiamolo. Dobbiamo andare più lontano possibile dalla massa. Non è mai un bene se un treno strombazza e poi inchioda. Qualcuno deve aver fatto il furbo. Però la frenata c'è tutta e questo è solo che un bene. Il tempo ce n'è, è normale che io giri un po' in questa zona. Lo devo fare. Ma io non me la ricordavo sta cosa. Giuro non me la ricordavo. Ma mia, te, se mi tocca venire a Genova a fare le foto, ci dovrei vivere qui, Cristo di un Dio. Non venire a fare i video. Io questa parte non me la ricordo. Non c'era per me, non c'è mai stata. Boh. Non c'è niente da dire quando un fabbricato viaggiatori è fatto bene. Allora ragazzi, abbiamo trovato un complesso molto interessante dopo un bel pranzo a base di focaccia genovese. Questo è un complesso di MD con UICX in testa e sembra XMPR apribile in fondo. Ma è vero! Non è uno scherzo! Mi dicevano che un XMPR finestrina apribile non si vedeva da un bel po'. O meglio, non si era semplicemente più vista. Minchia, io la volevo così, onestamente non cambia nulla perché è solo la livrea. Ma vedere un XMPR a finestrini apribili, ragazzi, è tutta nostalgia per me, eh. Madonna. È qualcosa di meraviglioso. È veramente qualcosa di meraviglioso, tutte le illuminazioni originali, tutto esattamente com'era. A parte la colorazione, questa la sappiamo, è stata cambiata. Ma è tutto esattamente come doveva essere. Dovevamo partire e invece siamo ancora fermi qui, che bella la vita. Nessuno ci avrebbe creduto. Cominciamo. Tutto in postazione. Ragazzi, la nostra è una missione, non è mica... È ora di rigodersi il suono puro per l'ultima volta di quello che è le medie distanze. E anche voi presto non vedrete più una cosa simile. Niente ruote quadrate. Se vediamo brignole.
38 anni passano tra il pop e questo treno e ora si fa silenzio. Signori, aria condizionata, zero, viaggio vecchio stile. Prima fermata Genova Principe. Io infatti vado in bagno adesso, quasi quasi. Ora la sentite risuonare. Sempre rispetto per chi viaggia, potrebbe dare fastidio. Però sentite il sound, quanto è più vero e radicale delle MD revampizzate. Qui sentite tutto, da cima a fondo. Mi ero scordato il chiasso che c'è in ste carrozze. Ah, c'è anche altri finestrini aperti che non avevo visto, eh. Mica male. Tornati a velocità più stabili, ci si può permettere di abbassare. Vi assicuro che farsi questa tirata Empoli-Asti per prendere un MD semi-revampizzata è stancante. Io a casa, se va bene, ci arrivo per le 8:30, se va bene. Se perdo quel treno, ciaone, alle 10, forse. Dovremo avvicinarci ad Alessandria adesso. Quattro binari, tutti insieme. Presumo che siano due linee che si sono interconnesse. E che si vuole più di così? A noi ci basta poco per star bene, basta un finestrino aperto, vedi? Ti godi l'aria che passa, ti godi il paesaggio, senti tutti i rumori della natura che ti circonda. E sta roba adesso non c'è più. Belli chiusi, ovattati come scatole di sardine. Via ragazzi, il viaggio si conclude qua. Ho un treno da prendere. Giusto al tempo di salire, di scendere, che si risale. Salutate questa fantastica e meravigliosa XMVR. Andiamo sulla UCX? Sì, però saliamo qua, Finito con l'MD, si riprendono UCX. Molto bene, direi. Sì. Con sedili originali, comodi. Allora, qui avevamo visto degli accantonati. Tra l'altro doveva partire prima lui e poi noi. Siamo ancora qui. Ora osserveremo se si vedono degli accantonati. Io metto tutto lo zoom nella speranza che basti e che non sia troppo. È bella MD originale, ragazzi. Oh, ecco cosa c'era di Trenord.
Io ho zoomato al massimo. C'è un vivo alto lì. Lo zoom ce l'ho al massimo, quindi qualsiasi cosa si vede, si vede. Dopo questo bel viaggetto, signori, è ora di posare e riposarci come si deve. Basta. Non c'è granché da riprendere, ragazzi, le riprese lo sapete. Qui le ho già fatte. Questa è una Witch X a 160 all'ora, ragazzi. Si sente la conformazione da Intercity, si sente che potrebbe fare anche 200 senza problemi. Non mi pare. Non mi pare che ci siano. Ma tu pensa a te cosa si sono andati a inventare.